Pasila, Fabio Crocco, nuovo 112, eccolo lì. Allora, vicino c'è un'altra persona a te care che comunque ti ha dato sicuramente dei consigli. Ma tu come hai vissuto la Coppa Sila? Gara bellissima, poteva andare un po' meglio perché la macchina ha fatto un po' di capricci. Niente, però bene così, bene così. Il tratto che ti ha emozionato di più della Coppa Sila? Forbici. Le persone che ti incitavano. Il pubblico, bello, bello, forbici, bello. Da rifare la Coppa Sila? Certo, io la miseria. Il prossimo anno. La mettiamo al puntino, sì. Bene, allora, sicuramente un arrivederci a Luzio, so che vuoi ringraziare qualcuno. Sì, ringrazio i miei sponsor, la farmacia Mancinelli e il caseario Odiano. E niente, alla prossima. Ringrazio il mio meccanico Samuele, Francesco, Dario, tutti quanti. A Loris che eccolo lì, si mette il profumo. Devo ringraziare te perché ci siamo trovati in un punto veramente delicato e siamo riusciti a combinare la situazione. Io devo dire grazie. Bene, grazie a tutti quanti. Grazie, grazie. E quindi addirittura sì, deleghiamo i giovani a ritirare i premi in attesa che il resto della famiglia è d'accordo. Ecco, se volevi arrivare a quello te lo posso anticipare io, con sempre il resto della famiglia è d'accordo, perché talvolta qualcuno affitta anche delle seconde case per mettere tutti i trofei che vince durante la sua carriera.